Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Al fratello, all'attuale compagna e a Marcello Delluti, ma non apriamo, sennò qua torniamo a parlare anche di Delluti e veramente mi viene l'acne perché ringiovanisco. Sì. Il tema però su cui vorrei una tua opinione è ha perso Veronica Lario. Vabbè, la grande battaglia in sede di divorzio tra Veronica Lario e Silvio Berlusconi era per l'equità dei figli di primo e di secondo letto, invece il timone rimane saldamente in mano ai figli di primo letto. Decisamente ha perso Veronica Lario e ha vinto, diciamo, la continuità e la sicurezza delle aziende. Ha perso Veronica Lario nella misura in cui il vero patrimonio dell'impero, quindi sostanzialmente l'azienda, era prima tre quote andavano ai tre figli di Veronica, due erano gli altri, i figli dall'olio, per cui Marina e Pier Silvio, che da anni, da decenni, insomma, governano... Non avrebbero più avuto il controllo. Non avrebbero più avuto il controllo perché il controllo sarebbe andato agli altri tre. Tra l'altro era una notizia abbastanza attesa e prevedibile, perché in tutti questi anni i tre figli di Veronica Lario non sono mai entrati nelle grandi aziende del papà Berlusconi, quindi né Fininvest né Mondadori. Di conseguenza però la perdita c'è, perché tutta la quota disponibile va a loro. Questo serve appunto per la continuità dell'azienda. Per quanto riguarda i lasciti, ci sono poi però, insomma, altri problemi. Ecco, insomma, questa è la cosa a cui facciamo riferimento, che ovviamente chi è in un naturale conflitto di interessi magari fatica a parlare. Questo testamento potrebbe essere impugnato addirittura? Ma probabilmente ci potrebbero essere dei motivi di impugnazione nella terza parte del testamento, quella che ha conservato Marta Fascina e che non era stata depositata dal notaio, però non per questo motivo, ma per due motivi diversi. In primo luogo perché lì c'è indicata una condizione, e la condizione è: se non esco dal San Raffaele, però lui uscì dal San Raffaele. Non era l'ultimo ricovero, ma quello era precedente. Era un ricovero precedente, siamo nel 22, quindi non nel 23, e quindi questa era una metafora di: se muoio oppure se non esco dal San Raffaele in questo ricovero. Quindi questo è qui c'è un primo profilo di dubbio. Il secondo riguarda il fatto che lui si appella a quattro figli, il fatto che non ci sia Luigi è probabilmente una svista, o comunque c'erano altri motivi, ma non importa. Però lui si appella ai figli e chiede di dare di fatto 230 milioni ad altri. Però siccome tutta la sua quota disponibile nella prima parte del testamento, lui dice tutta quella per intero va divisa in due parti uguali fra Marina e Berlusconi, questi 230 milioni dovevano arrivare da quella parte che lui già ha disposto per Marina e Berlusconi, quindi andrebbe... Cioè, dobbiamo sperare che non siano bellicosi tutti quanti. Andrebbe ad intaccare una parte di disponibilità, cioè una parte di denaro che non era la disponibilità di Berlusconi lasciare. Ovviamente al buon cuore di tutti i figli si Se immagina c'è concordia, passa. Che loro certo diano assolutamente seguito alle volontà del padre. E poi c'è anche un altro eventuale profilo di rischio che riguarda il fatto che nella quota disponibile che è stata lasciata a Marina per Silvio, in realtà dovrebbero andare anche tutte le donazioni lasciate in vita. Questo significa che se qualcun altro nominato nel testamento dice però attenzione, da quella quota togliete le donazioni, non so, facciamo finta che ci siano regali, cioè ci sono tanti regali a tante persone, questo abbassa la quota di Marino e Pier Silvio e progressivamente le rode. Beh, anche facile perché l'elenco è stato messo agli atti del Rubiter, quindi c'è già proprio l'elenco delle regalie degli ultimi 20 anni di Berlusconi. Il nostro tempo è